Buonasera, allora io sono Rino Guarino, io sono il commissario tecnico, quindi mi occupo della tecnica automobilistica e c'è anche presente con me uno dei consiglieri. Il saluto del presidente nostro che non è stato in grado di venire oggi pomeriggio, ma mi ha pregato di rappresentarlo. Allora, il Giro di Sicilia nasce nel 1912 su una genialità di Vincenzo Florio, il quale già dal 1906 aveva organizzato la Targa Florio. La Targa Florio che in quegli anni la Sicilia era una terra quasi inesplorata, quindi di difficile avvicinamento da parte delle persone che venivano dall'estero, e nel 1911 c'erano pochissimi partecipanti. In previsione del 1912, Vincenzo Florio, in una riunione a Parigi, disse: dall'anno 21, quindi dal 1912, la Targa Florio sarà fatta attorno alla Sicilia e si chiamerà Giro di Sicilia. Lì è nato il Giro di Sicilia. In breve, nell'Europa c'erano a questo punto tre manifestazioni automobilistiche importantissime, che erano la Targa Florio come prima nata, poi il Giro di Sicilia e in ultima analisi la Mille Miglia. Quindi tutte e tre manifestazioni che rappresentavano il meglio dell'Europa nel secolo precedente a queste manifestazioni partecipavano le migliori case automobilistiche, le più importanti case automobilistiche del mondo e i migliori piloti del mondo in tutte e tre le manifestazioni. Il Giro di Sicilia dopo il 1958 si è dovuto fermare per via dell'impossibilità di continuare la velocità su strada, per cui si è fatta una rievocazione a partire dagli anni 70, dal 79 per l'esattezza. Questa che si farà quest'anno è la 31ª edizione. Allora, qui siamo a Nicosia e io vi dico solo un particolare perché voglio lasciare spazio agli altri amici. Io sono stato a Parigi 2 settimane e mezzo fa e lì ho avuto contatto con degli appassionati di Monte Carlo. Io ho raccontato il Giro di Sicilia e ho raccontato l'esperienza che avevamo avuto con l'accoglienza data da questo comune. Questi tre equipaggi verranno qui soltanto ed esclusivamente perché hanno saputo. Sacrifici quasi come quelli che fate voi, perché voi siete il numero uno veramente, avete portato tutta la cittadinanza ad accogliere il Giro di Sicilia e l'accoglienza vostra, come devo dire, è veramente particolare. Non lo dico perché così per fare un complimento, lo dico perché lo sento intimamente e come lo sento io, lo sentiranno tutti gli appassionati che verranno in questa piazza passando per il Giro di Sicilia. Una buona giornata.